Il levriero russo è un cane che appunto appartiene alla famiglia dei levrieri, è definito anche Barzoi. Nasce come cane da caccia nella Russia meridionale. I primi cani nascevano a pelo raso, poi via via con vari accoppiamenti siamo arrivati ad ottenere una forma un po' moderna del Borzoi, come appunto è Libe in questo momento, con tanto pelo. A livello caratteriale è un cane molto dolce, però ricordatevi che è un cane da caccia, quindi l'istinto predatorio verso tutto ciò che lo circonda è comunque all'interno del suo DNA. La toilettatura del levriero russo non è un impegno così gravoso, così importante, perché come potete vedere il pelo è un semilungo, è molto fitto, perché in alcune parti del corpo è proprio fitto, come nella zona del collare, una zona del dorso, della schiena, mentre in alcuni punti è un po' più fluente, quindi un pelo più lungo e setoso, come nella parte anteriore delle zampe e la parte posteriore e della coda. È un pelo che io definisco autopulente, perché quando si sporca, quindi magari lo portiamo in passeggiata, lo portiamo a correre, magari il pelo si riempie di fango, di polvere, una volta che è asciutto sarà tranquillamente pulito perché lo sporco cadrà. Dal punto di vista dell'alimentazione è un cane molto robusto, ma ricordo sempre, questa è un po' una regola che vale per tutti i cani di grossa taglia, è quello di somministrare due pasti al giorno, perché i levrieri russi possono soffrire di torsione gastrica, quindi consiglio sempre a tutti due pasti durante la giornata, uno la mattina e uno la sera, per suddividere la dose. Il levriero russo è un cane molto aristocratico, infatti lo vedete proprio dal suo atteggiamento. Però questa aristocrazia, questa sua eleganza nasce tanto tempo indietro, perché il Borzoi è uno di quei cani che viene ritratto proprio in antichi dipinti, su terracotta, anche su molti vasi. Quindi vuol dire che da molti anni sta nelle famiglie abbienti, nelle famiglie proprio aristocratiche. Era oltretutto il cane di Gabriele D'Annunzio, perché aveva un gruppo di Borzoi quando viveva appunto sulla Costa Azzurra. È un cane aristocratico, è un cane anche dall'aspetto molto tranquillo, quindi non disdegna neanche il divano e stare in casa. La cosa sicuramente che non bisogna mai far mancare a un levriero russo è proprio quella di magari portarlo a correre in un bel parco, fargli fare del movimento e poi lui si rilasserà all'interno della vostra casa tranquillamente sul divano, su un bel tappeto, una bella cuccia. Padrone ideale, quindi una persona dinamica, ma al tempo stesso anche che sappia amare la casa.